Ciao a tutti ragazzi, oh yo ho, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cap, Handicap. Ho realizzato un contest ormai un mese fa, lo state capendo, in questi giorni stanno uscendo video che dovevano uscire ormai un mese fa, ma va bene comunque. Ho realizzato un contest praticamente uguale a quello che ci fu per lo scorso episodio di Scostumazzi, ovvero quello su Napoli. A sto giro ho deciso di realizzarlo sulla Puglia. Soltanto due sono le partecipazioni. Il vincitore è Elix, che sta letteralmente dominando questi contest. Ma dal momento che vorrei avere più partecipazioni, mi invito a scrivermi qua sotto nei commenti il tema sul quale vorreste che venisse basato il prossimo contest del genere. Quindi fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti e entrate su Discord perché lì si potrà partecipare. Qua sotto trovate, come al solito, il link a Google Drive dove è presente la cartella per sia il mazzo di Elix sia il mazzo dell'altro partecipante che è arrivato secondo, ovvero Teom97. Li ringrazio tutti e due. Ma detto questo, tuffiamoci nel regno di Apulia, perché continua la lore del regno di Pisa e quindi incominciamo a commentare questo bellissimo regno di Apulia. Elix presenta il deck in questo modo. Faccio prima di ogni cosa una dovuta precisazione. A differenza di quando ho fatto il deck a tema Napoli, non mi sento pienamente a mio agio a fare quello sulla Puglia, poiché non sono di quelle parti, anzi non ci sono mai stato. Per poter trovare ispirazione e dei validi riferimenti, ho cercato informazioni relative alla regione e alle città principali, ma potrei commettere degli errori a causa della mia ignoranza. L'idea era quella di riprendere diversi miti della Puglia e mescolarle in un contesto storico-militare, ritrattando in chiave fantasy gli eventi e le guerre presenti nel periodo medievale. Ma, arrivato a metà del processo creativo, gran parte della storicità è andata a farsi friggere. Sopra ogni cosa, per rendere questa storia coerente con il modus operandi della Konami, ho deciso di continuare la lore del Regno di Pisa, nel successivo archetipo pubblicato Il Regno di Apulia. Per chi se lo chiede, Apulia era il nome in epoca antica della regione. Questa volta, ad assistermi nelle illustrazioni, ho usato un'applicazione per il telefono chiamata Imagine. Questa volta non ho potuto illustrare l'archetipo mettendo in ordine le carte in modo da rendere chiaro la meccanica base, ma le ho illustrate pensando alla storia da raccontare. Di base si deve pensare a questo deck come una specie di Unchained Camilla, quindi sostanzialmente si autodistrugge la roba praticamente. Chiedo scusa in anticipo per tutti i possibili errori grammaticali o di battitura. Per quanto avevo iniziato a scrivere la storia in anticipo, le carte, gli effetti, le illustrazioni e questo file li ho fatti all'ultimo momento. Ti scusiamo, non ti preoccupare, ma buttiamoci e incominciamo a vedere la storia e gli effetti di queste bellissime carte. Trulli, le rovine del regno di Apulia. Dopo che il regno di Pisa, Napoli, fu liberato dal demone Sanana che aveva infestato la città, la maledizione che aveva reso i suoi abitanti dei mostri svanì. Tuttavia, la piccola Olivia rimase intrappolata in un'ampolla d'olio d'oliva, nonostante la scomparsa della maledizione. Totò decise di portare la bambina con sé in un viaggio per svelare l'arcano e liberarla. Il loro viaggio li condusse nel regno di Apulia e, seguendo l'istinto della bambina, arrivarono in un antico villaggio in rovina. Totò dice: "Non ti preoccupare, Olivia, scoprirò qualsiasi cosa sia successa a te e a questo villaggio." Questa carta rappresenta Totò che raggiunge un villaggio ispirato ai trulli pugliesi, quindi ad Alberobello. Ovviamente il collegamento viene da sé perché appunto Olivia è olio d'oliva e l'olio d'oliva è una delle specialità per eccellenza pugliesi. Ma andiamo a vedere l'effetto di questa carta trappola. Scegli come bersaglio un mostro Regno di Apulia che controlli e due carte che il tuo bersaglio controlla di costo. Distruggile. Se controlli uno o più mostri Regno di Apulia sul terreno mentre questa carta è nel tuo cimitero, puoi settare questa carta, ma bandiscila quando lascia il terreno. Puoi utilizzare soltanto un Trulli, la rovina del Regno di Apulia, per turno e solo una volta in quel turno. Ok, va bene, interessante. Prossima parte della lore, che è Olivia, l'antica principessa del Regno di Pisa. Totò, utilizzando la psicometria e i suoi poteri psichici potenziati dalla benedizione del nuovo re di Pisa, ebbe una visione sul passato del luogo. Scoprì che Olivia, oltre un secolo or sono, condusse l'armata che invase e rase al suolo parte del regno di Apulia. Olivia, è tutta colpa mia. Come in ogni archetipo che si rispetti, la waifu ha una seconda versione. Inserisco qui questa carta, anche se non appartiene all'archetipo centrale del contest, poiché è fondamentale per rappresentare l'antagonista della storia. È un mostro fusione di livello 8 fuoco pyro.
con effetto. Vuole come materiale un Taras più un mostro demone regno D. Non può essere usato in battaglia e puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Effetto rapido, puoi scegliere come bersaglio un mostro regno di Pisa nel tuo cimitero di costo. Equipaggialo questa carta e piazzalo nella zona magie e trappole del tuo avversario. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero per evocare tramite fusione un mostro fusione fuoco dal tuo Hexarec, utilizzando mostri dalla tua mano o terreno come materiale alla fusione. Durante ogni end phase guadagni 800 life points, quindi molto simpatica. Ci permette di proseguire le combo con appunto il deck del Regno di Pisa. Se volete, nello scorso video di questa serie, nella playlist, è presente quel video. Prossima, le sacre reliquie del regno di Apulia. A causare quell'inutile guerra fu Olivia stessa, poiché bramava le perle di San Nicola. Tramite la visione, Olivia ricordò qualcosa di quei giorni e una voce nella sua testa che le aveva chiesto di distruggere quelle perle, ma non sapeva perché quella voce era di Sanana. Sanana che le ordina: distruggi le reliquie, quel coso disgustoso è l'unica cosa che può fermare i nostri piani. Distruggi, distruggi. Questa carta è ispirata alle reliquie di San Nicola protettore di Bari, conservate nella Basilica di San Nicola. L'idea dell'illustrazione era di non far capire che fossero ossa, ma lasciare che la cosa fosse solo accennata. Molto 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 interessante che tu abbia scelto di inserire le reliquie di San Nicola. Tra l'altro è anche molto giusta la definizione di perle, perché San Nicola comunque aveva in mano le palle, le tre palle di San Nicola. Vabbè, insomma, per chi lo conosce sa già di cosa sto parlando. Quindi queste sacre reliquie del regno di Apulia sono una magia rapida. Scegli come bersaglio un mostro Apulia che controlli di costo. Quel mostro è immune agli effetti di carte in questo turno, eccetto i suoi stessi. Se controlli uno o più mostri del regno di Apulia sul terreno mentre questa carta è nel tuo cimitero, puoi evocare tramite fusione un mostro fusione regno di Apulia dal tuo Hexadeck, bandendo i materiali menzionati dal tuo terreno o cimitero. È questa carta. Ok, forse non è scritto benissimo, perché dovrebbe essere tipo bandisci di costo per fare fusione, ma ok, vabbè, in ogni caso comunque si capisce. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno e soltanto una volta in quel turno. Va benissimo così. Solo un effetto per turno e solo una volta in quel turno. Va bene, molto simpatica. Poi abbiamo la foresta millenaria del regno di Apulia. Totò si rese conto che si stavano avvicinandosi alla soluzione e continuarono a usare il suo nuovo potere e a seguire la visione fino ad assistere ad una grande battaglia che si era svolta in una folta foresta verdeggiante piena di ulivi millenari, distrutta a causa di Olivia. Ora di quella foresta non rimaneva più nulla se non terra bruciata, e nel vedere quella desolazione Olivia scoppia a piangere, poiché comprende quali fossero le sue colpe e l'ironia della sua punizione. Aveva bruciato una foresta di ulivi ed ora era costretta a vivere in eterno sotto forma di olio d'oliva rinchiusa in un'ampolla. Totò, non piangere Olivia, non è colpa tua, eri sotto il controllo di un demone, quel bastardo ha fregato pure me. Questa carta mossa l'incendio che distrusse la foresta. Foresta ispirata alla piana degli olivi e ai numerosissimi alberi minerari cresciuti in quel luogo. Molto carina come ispirazione, veramente simpatica. Ovviamente una carta magia terreno, che ha come effetto, alla fine di ogni battle phase, distruggi tutti i mostri che non hanno dichiarato un attacco o che non sono stati attaccati. Un altro effetto dice che puoi scegliere come bersaglio una carta scoperta regno di Apulia che controlli, distruggila e aggiungi questa carta dal tuo cimitero alla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto di la foresta millenaria del regno di Apulia una volta per turno. Molto 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 simpatica. Taras, il cavaliere del regno di Apulia. Qui parte un lungo flashback che serve a raccontare gli eventi avvenuti allora. La principessa Olivia condusse il suo esercito e bruciò la sacra foresta di ulivi millenari. Durante il caos della battaglia, un giovane che viveva in quella foresta giurò vendetta contro gli invasori e nel suo ultimo soffio di vita la foresta concesse in dono al valoroso Taras una lancia sacra. Convinto che quell'arma avrebbe potuto sconfiggere quei mostri, Taras contrattaccò, ma scoprì a sue spese che essa non poteva né danneggiare nulla né ferire nessuno, se non i demoni. L'esercito di Olivia era formato da cittadini comuni. Solo lei era stata impossessata dal demone. Fu costretto allora a ritirarsi e nel farlo radunò tutti i profughi con sé. Tra di loro vi era Michele, uno strano musico, e le due gemelle Sali ed Entio. Durante la fuga, il gruppo viene intercettato e circondato dai mostri. La situazione era critica quando una voce giunse all'orecchio dell'infuriato e frustrato Taras. «Liberami e ti concederò il potere per vendicarti». Quella voce proveniva da una fanciulla intrappolata in una ragnatela all'interno di un olivo millenario.
Taras, senza pensarci, prese la sua lancia e tagliò i fili, liberando la ragazza, che rispettò il patto, pietrificando con un solo urlo i nemici che li circondavano. Il gruppo allora prosegue la fuga, incitato dalla frase di Entio: «Sento l'odore del mare». Taras, il main monster del Rek, è quello girato di spalle. Spero di non aver sbagliato a scrivere l'effetto, ma per chiarezza, il primo effetto, quello di cercare, si può attivare una sola volta, mentre quello che lo protegge dalla distruzione lo si può ripetere infinite volte. Se non scopre alcuna carta in Puglia, lui non viene resuscitato. Ok, quindi l'effetto ci permette di proteggerlo dalla distruzione e inoltre di searchare. È un mostro di attributo acqua, livello 4, guerriero, che su normal o special ci permette di aggiungere una carta regno di Apulia dal tuo deck alla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno. In realtà era meglio scrivere puoi utilizzare il precedente effetto una sola volta per turno, altrimenti dovevi mettere questa frase letteralmente prima dell'effetto, oppure mettere direttamente alla fine una limitazione soltanto sul primo effetto. Quando questa carta viene distrutta e mandata al cimitero, puoi scavare le prime due carte del tuo deck e se lo fai manda una o più carte a Regno della Puglia al tuo cimitero, inoltre evoca specialmente questa carta dal tuo cimitero in posizione di difesa. Alternativamente rimischia tutte le carte riscavate nel tuo deck. Ok, quindi sostanzialmente scavi le prime due e se lo fai mandi una o più carte a Regno della Puglia. Vabbè, immagino che mandi una o più in base a quelle che hai scavato, quindi deve essere scritto leggerissimamente in maniera diversa. Inoltre così non si para la distruzione, ma semplicemente si rievoca. Sì, sostanzialmente si rievoca. Quindi ok, va bene. Non è un effetto di protezione, è un effetto di revocazione semplicemente. Se non scopri nulla, semplicemente non ritorna. Ok, va bene, simpatico. Poteva essere scritto in maniera diversa, in maniera molto più corretta, però va bene, dai. Lycosa, la danzatrice del regno di Apulia. Allora il gruppo di profughi si stabilì vicino al mare e lontano dalla foresta e da quel conflitto, costruendo una nuova città. Quella che poi diventerà la città dei trulli nella prima illustrazione. Le persone sembrano aver accettato la sconfitta e, addolcite dal mite clima di quel luogo così prospero, non desiderarono più vendetta. Tranne Taras, che veniva perseguitato dagli incubi in cui vedeva la sua patria bruciare. L'unica altra persona che sembrava intenta a cercare vendetta era la misteriosa e servile Lycosa, che però non desiderava vendetta ma solo sdebitarsi in tutti i modi con Taras, che l'aveva liberata da quella maledizione. Lycosa dice: «Faras dono, farò tutto quello che è in mio potere per aiutarla nei suoi scopi. La mia vita è al suo servizio». Dono è un'espressione giapponese che si mette a fianco al nome di una persona e si usa per il proprio signore o re, insomma un po' tipo Oni-chan. La carta ispirata alla tarantola è infatti un altro nome di questa specie, è Lycosa Tarantula. Quindi abbiamo questo mostro che è una waifu di attributo acqua livello 4, demone. L'effetto dice che quando questa carta viene distrutta, l'effetto di carta mandata al cimitero, puoi equipaggiare questa carta a un mostro scoperto sul terreno. Un mostro equipaggiato con questa carta perde 100 di attacco, inoltre i suoi effetti sono negati. Puoi targettare una carta bannata al regno di Apulia, di costo, bandisci questa carta dal tuo terreno o cimitero, successivamente manda quella carta al cimitero. Puoi utilizzare ogni effetto di Lycosa una volta per turno. Molto 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 simpatica, anche se fino ad ora non ho capito dove vuole andare a parare il mazzo, in tutta onestà. Michele, il musico del regno di Apulia. Passò del tempo e la guerra proseguì senza che essa toccasse in alcun modo la cittadella sul mare. Taras, con il sostegno di Lycosa, si unì alle milizie del regno di Apulia, senza però mai trovare l'occasione di affrontare direttamente la principessa Olivia. Il tempo passò e l'ira di Taras sembrava sfumare quando vedeva cittadini di quel villaggio vivere in pace lontano dalla guerra. Forse in cuor suo invidiava quella spensieratezza. Michele, vedi come i bambini si divertono malgrado tutto quello che hanno visto con i loro occhi. Forse anche tu potresti dimenticare il passato ed andare avanti. Taras risponde: forse hai ragione. Questa carta ha del personale. Volevo a tutti i costi inserire Caparezza, cantautore pugliese, nell'archetipo e nella prima stesura della storia. Aveva un ruolo centrale, ma poi a malincuore è stato rimosso. Ora è relegato al ruolo di spalla e amico di Taras.
Quindi lui sarebbe Caparezza sostanzialmente, va bene. Caparezza versione anime, simpatico. Incantatore acqua di livello 2 su Normal o Special ci permette di mandare una carta Regno di Apulia dal nostro deck al cimitero, eccetto lui stesso. Se uno o più mostri Regno di Apulia che controlli stanno presi sotto in battaglia o da effetto di carta del tuo avversario, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero invece. Puoi utilizzare ogni effetto una sola volta per turno, 1300 di attacco e 800 di difesa. Andiamo avanti con Sali e Entio, le due sorelle del Regno di Apulia. Ma un orribile evento risvegliò la furia di Taras. Quella stessa notte, misteriosamente, Entio si alzò dal suo letto ed iniziò a camminare verso il mare. Era come sotto ipnosi e si stava per suicidare, un po' come un marinaio attirato da una sirena. La sorella Sali cercò di trattenerla in tutti i modi, ma le fu impossibile. Una volta in mare, Entio stava affogando e Sali si immerse con lei. Ed è a questo punto che tutto il villaggio si sveglia a causa delle urla della bimba che stava annegando nel tentativo di portare a galla sua sorella. Nella foga della disperazione nessuno sapeva cosa fare, erano troppo lontani dalla riva. Disperato Taras urlò a Lycosa di tramutarla in pietra. Lycosa, ma se lo faccio non potranno più tornare. Taras, meglio se mi diventino due stati viventi, forse un giorno riusciremo a trovare un modo per invertire il processo. Lycosa, ma... E Taras risponde, sbrigati, è un ordine. Questa storia è ispirata ai faraglioni chiamati le due sorelle che si trovano presso una località turistica a Torre dell'Orso. Per chi conosce la leggenda dietro a questi due scogli noterà subito la piacevole somiglianza. Per le bimbe ho inserito diversi easter eggs. 1. Le bimbe hanno le orecchie da orsacchiotto poiché i faraglioni sono appresso a Torre dell'Orso. 2. Le bimbe si chiamano Sali ed Entio per fare un gioco di parole con il Salento, la zona dove si trova la località. Molto simpatico il gioco di parole sul Salento. Quindi abbiamo questo mostro che è acqua livello 2, 200 di attacco, 200 di difesa. Su Normal Special possiamo scegliere come bersaglio 3 carte Regno di Apulia nel nostro cimitero, rimischiarle nel deck e pescare una carta. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero per scegliere come bersaglio un mostro Regno di Apulia sul terreno. Evoca specialmente 2 Sali ed Entio, le sorelle del Regno di Apulia, dal tuo deck mano o cimitero, e se lo fai distruggi quel mostro scelto come bersaglio. Se hai attivato questo effetto di carta non puoi evocare specialmente mostri per il resto di questo turno eccetto mostri acqua. Puoi utilizzare ogni effetto di Sali ed Entio e le due sorelle del Regno di Apulia una sola volta per turno. Molto triste la loro storia. Poi abbiamo Taras, il cavaliere della vendetta del Regno di Apulia, che è un mostro fusione. Sia Entio che Sali divennero pietra, con il gruppo comprese che la piccola Entio non si era buttata in mare per sua volontà, ma per l'effetto di un maleficio di un demone, la furia di Taras divenne incontrollabile. Quella stessa notte caricò a testa bassa l'accampamento della principessa Olivia, seguito soltanto da Lycosa. Lycosa che gli dice, Taras, lascia che il mio potere fluisca pienamente così che possa donare la mia vita come ho sempre voluto, diventando la sua spada. Lycosa e il furibondo Taras si fondono e utilizzano il potere generato dalla trasformazione per affrontare la principessa Olivia. Spezzando la lancia benedetta dalla foresta degli ulivi millenari nel petto di Olivia, la sconfiggono e la esorcizzano, facendo tornare Olivia normale ma privandola dei suoi ricordi di quei eventi. Quello che però nessuno sapeva è che in realtà Sanana non era morto, ma tutto questo era un suo piano e del demone Lycosa. Sanana scomparve per un po' di tempo, così che la regina del Regno di Pisa non lo credesse più una minaccia. Ma in realtà nelle ombre stava architettando il piano con cui avrebbe corrotto tutti i cittadini di Pisa. Allo stesso tempo Lycosa prese il controllo del possente corpo di Taras, la cui furia non si placò dopo la sua vendetta, ed incominciò a distruggere tutto ciò che incontrava lungo il suo cammino, e lo fa tuttora. Quindi, colpo di scena, in realtà la cattiva è Lycosa, che sembrava essere buona, va bene. Acqua livello 8, demone, richiede Taras, fusione ovviamente, più un mostro demone Regno D, quindi possiamo anche eventualmente utilizzare i demoni del mazzo Regno di Pisa, 3000 di attacco, 1600 di difesa. Non può essere distrutto da effetti di carte, puoi utilizzare soltanto un effetto per turno e solo una volta quel turno. Effetto rapido, poi scegliere come bersaglio un altro mostro con effetto sul terreno, nega i suoi effetti e cambia la posizione di quel mostro a coperto in posizione di difesa. Durante la tua end phase puoi scegliere come bersaglio una carta
regno di Apuglia, magia a trappola che è bandita nel tuo cimitero, e risettarla. Molto, molto, molto simpatica. Altia, l'uomo della roccia del regno di Apuglia. La storia torna a raccontare degli eventi presenti, ok? Quindi quello che abbiamo visto fino ad adesso è tutto un evento passato, mettiamola così, quindi è passato un po' di tempo. Totò e la piccola Olivia incontrano per sbaglio il Taras diventato malvagio a causa del demone che lo aveva posseduto, e ingaggiano uno scontro contro di lui, convinti che se debellata la minaccia di questo secondo demone, Olivia sarà libera dalla sua maledizione. Ma Taras era troppo forte e i due sono costretti a scappare. Stranamente, però, il mostro non si avvicinava a quel monte dove i protagonisti hanno trovato riposo all'interno di una grotta. In quella grotta fanno l'incontro di un misterioso figuro, un uomo bloccato nella roccia. Il vecchio, contento di poter finalmente parlare con qualcuno dopo oltre 1000 anni, racconta ai due la sua storia. Altia dice: Oibò, ho degli ospiti, non succedeva da... A dire il vero non è mai successo prima d'ora. Vi farei accomodare, ma sono bloccato in questo muro. Altia era un monaco vissuto più di 2000 anni fa ed aveva combattuto contro il demone Lycosa. La loro battaglia terminò con entrambi che provarono a sigillare il nemico che non riuscivano ad uccidere. Ma malauguratamente le due magie rimbalzarono e quindi Lycosa fu sigillata nella sua stessa magia e lo stesso accadde ad Altia. Nota, la lancia di Taras non poteva distruggere nulla se non i demoni, ma i fili che imprigionavano Lycosa erano frutto del suo stesso potere demoniaco, che gli era rimbalzato addosso, e per questo era riuscito a tagliarli. Allora Totò racconta ad Altia ciò che era successo nei suoi 2000 anni di eremitaggio forzato, compreso il risveglio e la liberazione di Lycosa. Questa carta è ispirata all'uomo di Altamura, un fossile rinvenuto in una grotta appartenuto ad un uomo preistorico. È un mostro attributo acqua di livello 2, roccia 0 di attacco, 1008 di difesa, che su normal o special ci permette di aggiungere una carta al regno di Apulia, al nostro cimitero, alla nostra mano, eccetto lui stesso. Possiamo scegliere come bersaglio un nostro mostro, regno di Apulia, sul terreno di costo. Evochiamo specialmente questa carta nella nostra mano o cimitero. E se lo facciamo, distruggiamo quel mostro scelto come bersaglio. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Molto simpatico. Bella l'ispirazione anche, ovviamente. Poi abbiamo la Tarantella del Regno di Apulia, una magia normale. Altia escogitò un piano e chiese a Totò e a Olivia di portargli le statue delle due sorelle. Fatto ciò, esse vennero depietrificate. D'altronde, la magia per pietrificare era di Altio, che Lycosa aveva acquisito in seguito agli incantesimi rimbalzati. Totò e Olivia condussero le due bimbe da furibondo Taras, che vedendole di nuovo libere e vive, placò per un istante la sua ira. In quel momento il controllo che Lycosa esercitava sulla sua mente vacillò. E in quell'occasione Totò, usando i suoi poteri psichici, entrò in contatto con il regno dei morti e con Michele, così da farsi impossessare temporaneamente da lui. I due rinchiusi in un singolo corpo suonarono una canzone di Michele che riportò alla mente di Taras i momenti gioiosi di quei tempi, così da esorcizzarlo. Chiedo scusa per l'illustrazione, ma è stato difficile spiegare ad una AI cosa fosse la tarantella. Immagino spiegare ad un robot cosa sia la tarantella. Già è tanto se è riuscita a mettere una persona dai capelli rossi al centro. Anche se Totò è diventato femmina. Comunque l'idea è basare l'esorcismo sulla tarantella, poiché ho scoperto che essa veniva praticata in antichità come metodo per guarire dal tarantismo, una forma di pazzia causata dal morso di una tarantola. La cosa sembrava perfetta per la storia inizialmente pensata, vista l'antica credenza medievale che le malattie mentali fossero correlate al demonio e ad una possessione. C'è una ricerca per questi mazzi, ragazzi, veramente impressionante. L'effetto di questa magia normale è evocata mentre funziona un mostro fusione dal tuo extra deck, distruggendo i materiali da fusione listati su tuo terreno o cimitero. Ecco, distruggere dal cimitero è un po' complicato, ecco, mettiamola così, diciamo che non è propriamente una cosa fattibile. Potresti distruggere da mano, terreno e o deck volendo, quindi sarebbe leggermente da modificare perché distruggere nel cimitero è impossibile. Quando un tuo mostro, regno di Apulia, viene distrutto mentre questa carta è nel tuo cimitero, puoi aggiungere questa carta alla tua mano e mandare una carta dal tuo deck al cimitero. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Ecco, potevi utilizzare questo riciclino per distruggere dal mazzo, che
Non è una brutta cosa, Dino lo fa. Taras, il cavaliere della speranza del regno di Apulia, un mostro fusione. Sconfitto il demone, Taras e Olivia tornarono liberi. Seppur confuso, Taras sembrava ricordare parzialmente qualcosa di quello che gli era successo e del male che aveva fatto, ma tutto scompare in un grido di gioia quando rivede le due bimbe sane e salve. Dopodiché corre ad abbracciarle. Taras dice: "Cosa mi è successo? In che epoca mi trovo? Entio, Sali, siete vive?" Questo è l'aspetto del Taras liberato e a piena potenza. È ispirato al semidio greco Taras, che secondo la leggenda letta su Wikipedia è il fondatore spirituale di Taranto. Quindi abbiamo il dio di Taranto che cavalca un delfino ed è un livello 8 acqua. Fusione, 2500 di attacco, 1500 di difesa. Come materiale della fusione vuole un mostro Taras più un livello 3 o inferiore mostro regno di Apulia. Quindi sostanzialmente andrà a volere le sorelle. Va bene. Non puoi essere distrutto in battaglia ad effetti di carte. Questa carta può attaccare direttamente il tuo avversario. Puoi utilizzare questo effetto una volta per turno. Il seguente effetto una volta per turno. Effetto rapido. Puoi scegliere come bersaglio un mostro regno di Apulia che è bandito o nel cimitero, nel tuo cimitero, eccetto Taras, il cavaliere della speranza del regno di Apusa. La Puglia, evocalo specialmente. Molto simpatico, non è un boss monster fortissimo, ha una self protection, mica male, può attaccare diretto, tutto sommato ci può stare. E poi abbiamo Taralluce e Vino, è finita tutta Taralluce e Vino. Per festeggiare il gruppo cenò ad Altia, che nel mentre aveva imbandito la tavola con quello che era un piatto tipico. Alria dice: tutto bene, quello che finisce bene. Alla fine ho messo la carta da cui è partita l'intera idea dietro questo archetipo. L'idea di usare il modo di dire finire a Taralluce e Vino. Metaforicamente l'espressione è utilizzata per indicare una situazione inizialmente complicata o una lite o un diverbio che alla fine si conclude in maniera amichevole, in un clima sereno, proprio come quello generato dai Taralluci e dal vino offerti. Un tempo agli ospiti. Per questo una carta che evita che i mossi si attacchino l'un l'altro. PS, l'ultimo grido prima di morire di ricosa fu: sciocchi, ormai è tardi per voi delle terre del sole. La nostra signora, colei che governa le notti, si sta risvegliando. E con lei tutte le luci, le speranze e gioie di questo mondo scompariranno. To be continued. Adesso ci starebbe molto bene fatta su Roma o su Milano, dato che Milano è scura, quindi tecnicamente va bene su Milano. Milano è la città della malvagità. Comunque, Taralluce e Vino. Bye, mi piace e mi fa bene. Trappola normale. Viene sempre considerata come una carta a regno di Apulia. Doverosa come cosa. Il tuo avversario non può selezionare i tuoi mostri come target di un attacco per il resto di questo turno. Se controlli uno o più mostri del regno della Puglia sul terreno mentre questa carta è nel tuo cimitero, puoi settare questa carta ma bandiscila quando lascia il terreno. Puoi utilizzare soltanto un effetto di questa carta una volta per turno e solo una volta in quel turno. Bene, quindi è finito anche il mazzo del regno di Apulia. Molto 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 simpatico, anche se secondo me il mazzo del regno di Pisa era decisamente superiore. Secondo me più ispirato e sicuramente più forte di questo mazzo. Questo archetipo è un archetipo ok, uno di quelli che definirei un for fun. Comunque ci può stare, molto simpatico. Apprezzo tantissimo la ricerca che è stata fatta, molto 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 approfondita. Detto questo, signori, questo era l'episodio, l'ultimo episodio di Scostumazzi, l'ultimo nel senso ultimo di uscita. Ditemi qua sotto nei commenti quale vorreste che sia il prossimo tema e poi provvederò a darlo su Discord. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video su Gaming Tonight. Iscrivetevi e attivate la campanellina in modo da essere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!